Allora. Ecco, comincio la registrazione. Sì, vai. Benissimo, grazie mille. Allora, buonasera a tutti quanti. Questo è il terzo incontro su Mix and Match, ma ogni incontro è diciamo, isolato agli altri ed è una specie di replica, ma con voci diverse. Mix and Match, lo dobbiamo prima di tutto presentare. È fondamentalmente uno strumento di Wikidata per la riconciliazione. È analogo, come dice, non so se sto condividendo il mio schermo, probabilmente no, No, quindi meglio che Stefano. lo faccia subito, scusate, certamente. Allora, condividi tutto, è condiviso? Sì, Sì, condiviso? sì, sì. Vedete il mio schermo? Ok, allora elimino la finestrina dello Zoom. Allora, dicevo che è uno strumento di Wikidata che è stato fatto dal famoso Magnus Manske, che è responsabile di molti altri importanti strumenti come questo e del software, buona parte del software Wikibase. Qui già nella pagina che si può raggiungere con questo indirizzo, si vede che, per esempio, cita OpenRefine come alternativa, cioè spiega che questo non è l'unico strumento di riconciliazione con elementi Wikidata, no? Perché ovviamente con OpenRefine o altri metodi si può raggiungere lo stesso scopo, ma chiaramente con questo strumento, almeno a mio parere, si fanno cose di una potenza notevole e molto specifiche rispetto a Wikidata. Mix and Match in questo momento dispone di veramente un numero elevatissimo di cataloghi, come suol dirsi, che sono raccolti in gruppi in questa colonna di sinistra. Il gruppo che ci interessa fondamentalmente a noi è Biography ed è il più popolato di tutti, cioè Nomi. È vero che c'è anche un piccolo gruppo di Authority Control che potrebbe anche interessare, ma chissà perché in genere lì vengono inseriti tipicamente in Biography, dove vengono anche inclusi le biografie, le voci di enciclopedia relative appunto a umani, come suol dirsi. E in concreto, quindi, quasi sempre si tratta di elementi con P31 istanza Q5, appunto umani. Ma niente vieta appunto di fare cataloghi di mix e match che siano di tutt'altro tipo, come cinema, musica, software e via dicendo, che possono essere di tipi molto vari, ovviamente. L'interfaccia può essere cambiata dall'italiano a molte altre lingue e questo mondo indica la possibilità che si ha, se si è collegati, cosa di cui parliamo adesso, addirittura di sistemare le traduzioni, etichette varie, che in inglese ovviamente sono quelle, nascono in inglese e che magari in italiano o non ci sono ancora, per esempio Start Typing Here non c'è evidentemente in italiano. E chi ha tradotto tutto il resto magari l'ha lasciato indietro anche perché dice: ma in fondo cosa vuoi che sia? No? Perché siamo anche molto abituati, ci arriviamo. Però diciamo, è tanto aperto questo tool che possiamo addirittura anche fare noi stessi la correzione di stringhe, anche se non si vedono subitissimo, bisogna aspettare un po' di tempo prima che appaiano a disposizione dello strumento. Per quanto riguarda il collegamento, dicevo che senza essere benvenuti non si potranno fare modifiche, quindi bisogna collegarsi e l'utente da usare è lo stesso di Wikidata. In pratica bisogna dire, qui ci sarà fai login con Widar, se non ricordo male, e bisogna dare username e password di Wikidata e accettare che Mix and Match utilizzi quel collegamento, quella credenziali. È lo stesso ragionamento che si fa con praticamente qualsiasi altro progetto wiki e tool di wiki, grazie al cielo, cioè non c'è bisogno di usare più di un account, più di un gruppo di copie di credenziali.
La partenza fondamentale si fa da qua, ricerca cataloghi, cioè tra tutti quelli disponibili, di cui questi cataloghi recenti sono gli ultimi in ordine di tempo inseriti, ci sarà uno che ci interessa, o perlomeno pensiamo che ci sia uno che ci interessa, oppure, come dicevo prima, entriamo attraverso uno di questi raggruppamenti. E in questa sessione pensavo di partire dalla biblioteca Franco Serantini di Pisa, di cui con Camillo abbiamo curato lo scrape, poi spiegherò cosa si tratta, e quindi abbiamo fatto l'importazione di questi dati. Tra l'altro Camillo proprio ieri è stato da loro per spiegare, diciamo, di persona, incredibile in questo periodo, proprio questo lavoro fatto, i vantaggi dell'aggancio tra i loro record autorità e Wikidata. Siamo di fronte al lavoro che fino adesso è stato fatto sui nomi presenti di BFS dentro il catalogo Mix and Match. Si vedono qui tre classi fondamentalmente, sarebbero cinque, ma poi spieghiamo che una non conta assolutamente, e questa qui può essere popolata, ma in genere pochissimo. E quindi sono tre quelle fondamentali di fronte alle quali ci si trova a lavorare. Sono gli stati che può assumere una entry dentro Mix and Match, e quindi dotata come minimo dell'identificatore della BFS e del suo nome, che so, Mario Rossi. No? E lo stato che può assumere è inizialmente non abbinato, appena entra una entry non è abbinata per nulla. Quando comincia a macinare mix and match e riesce a fare dei match sicuri, e dopo vediamo qual è il criterio dell'automatismo per considerare un match sicuro, allora li porta da non abbinato ad abbinati manualmente. La parola manualmente indica in realtà una specie di abbinato sicuramente. E si tradisce qui con la parola manualmente anche in inglese perché questo è lo stato che non solo è assunto dalle entry hanno raggiunto il match per via dell'algoritmo di mix and match, ma anche per il lavoro manuale, appunto, fatto da chiunque abbia un account Wikidata e voglia lavorare su Mix and Match, in concreto su questo catalogo. Invece gli abbinati automaticamente sono come degli specie di suggerimenti dove la entry viene affiancata a un elemento Wikidata associata, ma non viene scritto il numero BFS dentro l'elemento Wikidata, come invece succede negli abbinati manualmente. Qui resta è il campo tipico del lavoro dell'utente che dovrà dire se quella entry è buona o no, cioè quel suggerimento è valido o no, perché non è sufficientemente robusto per la macchina, no? E questo è il tipico lavoro, in buona parte direi intellettuale, che viene chiamato a fare un catalogatore o comunque chiunque sia che si sta occupando di questo catalogo e degli abbinamenti, della riconciliazione. Buona parte, e poi si può lavorare anche sui non abbinati perché si può trovare un abbinamento da fare manualmente dentro Wikidata tramite, vedremo poi, alcune possibilità di ricerca che vengono offerte a Mix and Match sia su Wikidata che su Wikipedia, eccetera, per arrivare a costruire un match. Allora, qual è il flusso, diciamo così, degli stati tra il primo, il secondo e il quinto? Io scherzando faccio il dantista, e all'anno giusto, dicendo che abbinati manualmente è il paradiso, abbinati automaticamente è il purgatorio, non abbinati è l'inferno. E quindi noi siamo in grado di portare dal purgatorio al paradiso, o addirittura dall'inferno al paradiso, non ti dico niente, no?
e qui siamo a livello di, se ce ne facciamo un baffo, di Enrico Epulone e di Lazzaro, siamo in grado di fare niente meno questo, il salto del grande abisso, no? E, perché effettivamente facciamo un collegamento che Mix & Match non è in grado di fare, e lo portiamo quindi ad abbinati manualmente. Dal purgatorio possiamo dire che, che una entry non è consigliata giusta e quindi li sganciamo, e conseguentemente al purgatorio mandiamo all'inferno una entry oppure la mandiamo in paradiso. In rari casi dal purgatorio o anche dal paradiso o dall'inferno mandiamo in non applicabile a Wikidata quelle entry che non dovevano essere dentro questo gruppo di autori. Supponiamo che dentro questo gruppo di autori, come mi è successo più volte, si trovino dei nomi titolo e che quindi siano entry che sembrano, che so io, Aristotele, logica, faccio vedere, ma in realtà c'è, cioè, dopo il nome che Mix & Match si è, magari gli è servito Mix & Match per fare un suggerimento, c'è un titolo e questo svia. Non possiamo, certamente leghiamo un Aristotele, ma non dobbiamo legare un nome titolo. E quindi, salvo farlo con un'opera, ma attraverso Mix & Match non ce la facciamo, un'opera, un elemento opera dentro Wikidata. Quindi limitiamoci ai personal names, e anche se tutto il discorso vale anche per i corporate, eccetera, ma siamo di fronte a un catalogo di personal names. Andiamo a lavorare su un abbinato automaticamente. Questi abbinati automaticamente sono divisi per pagine, 1, 2, 3, 4, fino a 64, e sono, se non ricordo male, una cinquantina per pagina. In verde si vede la entry che BFS ha e il link, che si vede malapena sotto 24582, è il numero d'autorità della BFS. Il Mix & Match suggerisce che sia abbinato a Q1202, come si vede nel link, e anche qua. È giusto o non è giusto questo abbinamento? Lo dobbiamo confermare o rimuovere? Mandare al paradiso o mandare all'inferno questo abbinamento qua? Questa entry di cui i dati precisi li abbiamo a disposizione sotto questo cancelletto che sciaguratamente compare solo mettendoci il mouse sopra. Per me questo non va bene, ma non possiamo chiedere la luna a Magnus Maske perché sta già facendo una quantità di lavoro spaventoso. E appena rifatto la versione, direi 2, non lo so, di Mix & Match, introducendo delle meraviglie che adesso poi vediamo, e per cui questa è una sciocchezza. E non gli facciamo una critica troppo pesante a questo link che compare e scompare in funzione della posizione del mouse. Questo link potrebbe essere giusto, bisogna vedere quali altri elementi, quali altri dati abbiamo di questo Jan Check, che molto probabilmente appunto è un cecoslovacco, ma che qui dalla BFS non sappiamo altro, perché questa zona, come si vede invece qui con storico inglese, non è popolata nel caso di questo autore. Non sappiamo, per esempio, una data, a volte ci sono, e se quelle con le date sono già state un po' smaltite perché sono le più robuste, no? Ma possiamo entrare con la logica che poi, se conosciamo il VIAF, è la stessa, possiamo entrare nel record d'autorità, vedere il record bibliografico associato. Intanto potevamo vedere nella schermata precedente anche eventuali altri dati del record di autorità, ma è così scarno che c'è poco da ricavare. E scoprire che questo, almeno, che c'è un record appunto bibliografico, e che è Praga 68. chiudendo questa scheda che non ci serve più, andiamo invece nell'elemento Wikidata, e non tramite Wikidata, perché tipicamente non avremo questi dati a disposizione, ma andiamo al VIAF, che non è presente in questo record, e quindi non possiamo fare il ragionamento che dicevo prima.
abbiamo un collegamento soltanto di questo tipo e o di questo tipo al Parlamento ceco della Cecchia. 8, 5, 7. Ma, diciamo, vediamo se ci dà qualche aiuto. Difficile perché ovviamente è in una lingua. Ok, non riusciamo a fare questo abbinamento. Questo è comunque un'esperienza, cioè questo abbinamento noi non possiamo né confermarlo né rimuoverlo. Dobbiamo fare qualche altro tentativo con qualche altro entry di mix and match. Proviamo con questo, speriamo di essere un pochino più fortunati. Un record. Libero pensiero e massoneria. Essendo probabilmente uno spagnolo, storico spagnolo, non sarà il suo... Ecco, abbiamo il VIAF e poi vedremo anche il More Identifiers, un tool. Entriamo nel VIAF e vediamo i titoli che il VIAF conosce di questo. Allora, se lo trovo, libero pensiero e massoneria addirittura in italiano. Quindi questo, a questa associazione mi dice che effettivamente il Pedro Álvarez Lázaro è questa persona del 49. Confermando, sto scrivendo l'identificatore che era 2608 dentro l'elemento Wikidata nella proprietà relativa a BFS. Qual è la proprietà relativa a BFS? In questo menu a tendina l'ultima voce ce la riporta e la potrei anche aprire come elemento Wikidata, P9178. L'operazione contraria di portare questo Q, identificatore di Wikidata, nel catalogo di BFS, quindi in concreto nel record 2608, la può fare soltanto la biblioteca BFS, e ovviamente da Mix and Match e dallo stesso Wikidata ha ora a disposizione questo dato, e non solo a disposizione questo dato, ma a disposizione qualsiasi altro dato contenuto nell'elemento di Wikidata, quindi per esempio il VIAF e tutti gli altri identificatori o identificativi che dir si voglia di elementi esterni, di fonti esterne diverse da BFS, e ha a disposizione il 1949, che non ha invece nel record autorità, eventuali altri dati che possono essere di interesse, luoghi, eccetera, e quindi potenzialmente il record di BFS è molto più ricco di prima, oppure semplicemente attraverso i link che si sono formati ci sarà la possibilità di costruire una navigazione dal BFS Pedro Álvarez Lázaro a dovunque interessi, facendo ponte sui dati che sono su Wikidata, sull'elemento quindi agganciato tra BFS e Wikidata. Abbiamo fatto questa conferma e non so se, per esempio, questo qui è un caso invece di rimozione, perché probabilmente è difficile, ma non è detto, perché magari ci può essere un pseudonimo o questo qui, cioè qualsiasi cosa, quindi così alla cieca non si fanno né le conferme né le rimozioni, come dicevamo prima. Abbiamo anche una cosa interessante che forse possiamo vedere di qua, un'interfaccia mix and match, eccola che si sta aprendo, che è questa qui, e che è un gadget che si può chiudere di qua, e forse vi posso anche mostrare più in grande, meglio ancora, ecco, che si chiama Mix and Match Entries for this item. Anche lui forse potrebbe essere tradotto, ma non da noi, credo. Cosa fa questa interfaccia Mix and Match? In realtà ci presenta tutte le associazioni che Mix and Match ha fatto, indipendentemente dal catalogo, con Pedro Álvarez Lázaro. E quindi qui non stiamo lavorando solo sul Mix and Match di BFS, ma se siamo in questa, diciamo, riga,
staremmo lavorando sul mix and match di DialNet Authors, di cui abbiamo qui la entry, di cui abbiamo qui il link al catalogo intero e di cui abbiamo qui la entry nel catalogo di provenienza esterno. Se da questi controlli che possiamo fare ci sembra che sia da confermare, premeremo il tasto, diciamo, più, l'icona più. Se ci sembra che sia da rimuovere, premeremo il meno, e una volta che abbiamo premuto su meno, questo diventa una X e ci consente di portarlo in modalità non applicabile a Wikidata. In questo tipo di interfaccia si vedono spesso quelli non applicabili a Wikidata, perché ci sono casi in cui, facciamo finta, questo qui sia considerato adatto a un catalogo di musica o che so io, ma sappiamo che non è mai stato legato all'ambiente della musica, e quindi lo tiriamo via. E così aiutiamo le successivi abbinamenti, no? Si vede dai baffi che in questi casi è già associato e quindi corrisponde. E ecco qui infatti il baffo del lavoro che abbiamo fatto poco fa associandolo a BFS. Probabilmente è la stessa persona che è qui, non abbiamo una data che sia una. Ecco, qui ci dice 1950, no, questo è il VIAF, quindi non stiamo a discuterlo. Qui ci dice questo Pedro Lazo del 56 in BNB, difficile che sia la stessa persona. Se ci fidiamo, come si vede oltretutto, non è neanche il primo cognome Lazzaro, e quindi, anzi addirittura non è lo stesso cognome, perché questo sarebbe un Lazzaro, allora io sarei perfettamente, diciamo, mi sento perfettamente di rimuoverlo, e lo rimuovo e diventa una X. E, comunque sia, diciamo che tipicamente uno lavora sul catalogo che si è scelto. Però quel lavoro fatto tramite l'interfaccia dentro un elemento Wikidata sui cataloghi, vari cataloghi mix and match, comunque è lavoro notevole, perché aggiunge legami allo stesso elemento. E vi potrei far vedere una cosa di un certo interesse, cioè come si può lavorare su gruppi di elementi che sono dentro un catalogo, per esempio, e mostrare quindi perché in certi casi Mix and Match non è riuscito a fare il match. Semplicemente perché, qui lo vedo, si vede facilmente negli autori di un catalogo della Biblioteca della Chiesa Nazionale Spagnola di Roma, vicinissima alla mia biblioteca, in certi casi c'è una, diciamo così, ci sono delle parole in eccesso nel nome che nel catalogo purtroppo sono state, diciamo che nel catalogo Mix and Match sono state portate, che hanno reso difficile la vita a Mix and Match, e quindi a volte non ne li ha abbinati né li ha suggeriti, quindi non sono in paradiso, scusate, in purgatorio, e sono a volte addirittura all'inferno, ma che ci manca niente che diventino appunto anime beate. Allora, come si fa? Si fa così, si può andare a cercare in questo, solo in questo catalogo. Io so già qual è la parola in questo caso che ho scoperto, no? Perché quel catalogo tra l'altro mi interessa molto, perché per la storia della Chiesa, rispetto al Pontificio dell'Università della Santa Croce dove lavoro, è una manna, e quindi allora cerco la parola obispo, perché loro hanno catalogato moltissimi nome e cognome obispo di, obispo de, eccetera, in spagnolo, no? E ne vengono fuori un bel po', togliendo la parola obispo, se qui ci dà la lista, coraggio, mix and match, e se ci dà la lista vedremo che probabilmente il link, è il legame, il match è fatto o è fattibile, e quindi possiamo confermare. Bene, grazie, la ricerca in corso, forse sarà meglio se lo aprivo prima questa pagina, mi sta facendo un po' di fatica, purtroppo la ricerca non è così veloce, forse per una questione di indici, eccola. Se fate una ricerca invece qui, attenzione, perché avviene su tutti i cataloghi di Mix and Match,
che può avere un senso per andare a controllare tante cose, ma che può essere ancora più eterna. Allora, questo José Álvarez y Miranda, Obispo de León, guarda quanto è infatti già abbinato, no? È sacerdote cattolico, eccetera, eccetera, vescovo, addirittura senatore, ma comunque vescovo cattolico, e questo infatti effettivamente l'ho abbinato io. Ma se in questa pagina troviamo abbinamenti non ancora fatti, possiamo procedere alla ricerca, per esempio, eliminando la parte Obispo de Cartago, ed è capace che lo troviamo, no? Anche perché effettivamente San Cipriano in Wikidata è quasi impossibile che non ci sia. Dobbiamo tenere presente che la ricchezza di Wikidata in questo momento è veramente notevole. In tante cose, in quanto a quantità, forse non supera, quantità di nomi non supera il VIAF, ma per qualità dei cluster sono convinto di sì. Allora, proviamo a fare questa ricerca di questo record che, guarda caso, un vescovo sta all'inferno. Vediamo se con la ricerca Wikidata, eliminando la parte Obispo de Cartago, qui meglio commentare un attimo cosa significa questo. Significa che questo qui è una ricerca che eseguiamo con la restrizione che sia un P31 istanza di Q5, cioè umano. Ricerca. E non lo sta trovando per qualche motivo che non mi spiego, ma è difficilissimo che non ci sia. E come si potrebbe chiamare? Cipriano di Cartagine. Cipriano di Cartagine. Vediamo. Grazie del suggerimento. Ma che neanche? Cipriano di Cartagine? Sì, mi sembra un po' strano. Cipriano di Cartagine c'è? E qui com'è che non lo trova? Tolgo questo? A meno che non credo che sia questo, Tascio Cecilio Cipriano. È quello lì. Qua. Allora, sì, come sì. Si vede, l'intellettualità del lavoro si sottolinea, cioè non possiamo pensare di fare questi match tutti in modo automatico. Eccolo qua. Cipriano, Spon Cartago, eccetera, eccetera, abbiamo delle conferme. Stranamente, questo Cipriano di Cartagine non è bastato a fare il match. Mi sembra un po' strano, ma comunque è così. Allora, noi ci catturiamo questo Q, copiamo, chiudo questo elemento e a questo punto indico l'elemento incollando l'identificatore Wikidata. Dall'inferno passa al paradiso e abbiamo fatto l'abbinamento e ci viene confermato qua dal fatto che Mix & Match costruisce una descrizione che è fatta di parti, di elementi, di dichiarazioni, scusate, dell'elemento Q190240 e che coincidono con quello che dice la Chiesa Nazionale Spagnola. E con questo metodo si può fare tantissimo lavoro in caso di, appunto, di questi tipi di match non avvenuti. Ovviamente i match non avvenuti possono essere per tanti altri motivi e quindi piano piano col tempo uno si fa l'esperienza. E, a volte sono match con cui le date non sono due, ma una sola, e quindi nome, cognome uguali, una data uguale sia riportata dal catalogo di provenienza che da Wikidata, quasi sempre ci possono suggerire che è sufficiente confermare. Mix & Match non conferma automaticamente la cosa perché non considera sufficientemente forte il criterio di nome, cognome uguale e data, una data uguale, ne chiede due uguali. E quindi lascia a noi chiede questo. Data, oppure chiede il giorno. Cioè se c'è il giorno di nascita uguale lo prende, ma non l'anno. Esattamente. L'omonimia, diciamo, di nomi semplici con una sola data, limitata alla precisione anno,
non è considerata sufficiente. Arrivando alla precisione giorno, invece, sì, e quindi li troveremo già abbinati automaticamente. Questo spiega l'importanza di mettere le date nei propri record d'autorità, non solo per un motivo di individuazione all'interno del proprio catalogo, ma anche per successivi abbinamenti nell'ambito del web semantico, perché solo nome e cognome non è mai da considerare sufficiente. Ricorrere invece, come fa il VIA, fa l'uguaglianza di ISBN o titoli, sufficiente uguaglianza dei titoli, eccetera, è molto più complesso tecnicamente, non vale la pena. Abbiamo tra le possibili operazioni che si possono fare con Mix and Match quella che si chiama potenziali elementi da creare, che compare appena sotto i cataloghi recenti. Potenziali elementi da creare solo umani, che ci interessa comunque, porta un po' a caso sullo schermo gruppi di nomi che sono uguali tra loro, che cioè sono provenienti da cataloghi diversi dentro Mix and Match, BMT, Benezit, Benezit New Identifiers, BNF, guarda caso, questo è proprio un caso, il BNF, no, mi stavo confondendo con BSF, stiamo calmi, non andiamo a fare tante associazioni di biblioteche così. E Biblioteca Nazionale Francese, HPL non ricordo cos'è, ma insomma un altro catalogo di Mix and Match. Guardando, non so se questo sarà un caso, ma magari sì, guardando queste descrizioni che ci sono provenienti dai vari cataloghi, forse riusciamo a dire che questo, alcuni sì, alcuni no, sono la stessa persona in questo caso e vale la pena creare un nuovo elemento perché in Wikidata non c'è. Attenzione, non c'è e non c'è, dipende. Risultati della ricerca su Wikidata di Johan van den Berg, qui sotto abbiamo effettivamente questo Germania politico sindaco 1400-1409. Questo 1400 probabilmente non è espresso bene, perché probabilmente indica una data generica, precisione, secolo della sua nascita, e questo 1409 è invece la data di morte che sembra essere sicura, almeno per chi ha compilato l'elemento su Wikidata che è indicato qua. E allora, per esempio, non vediamo corrispondenza tra questo elemento che già esiste in Wikidata e questo incisore su rame del 1670, mi sa che è molto difficile che sia la stessa persona. Questo qui è capace quindi di essere un nome che è uguale a questo qui, anzi è uguale, per niente uguale, perché qui c'è Berg e non Berg, quindi questa è un'assonanza, chiamiamola così, non è una vera uguaglianza, e quindi probabilmente questo nome va creato, questo elemento va creato in Wikidata. E se riusciamo a occhio e anche controllando, aprendo ognuno di questi elementi tramite il link verde, possiamo fare dei controlli ulteriori per vedere se effettivamente sono la stessa persona e quindi sfruttare i dati che vengono da ognuno di questi per far comporre automaticamente un elemento a Mix and Match, il quale creerà un nuovo elemento Wikidata, con un po' di pazienza comparirà qui il nuovo Q sotto ognuno di quelli a cui abbiamo messo il baffetto e dentro l'elemento saranno inclusi molti dei dati che sono riportati qui per un motivo o per l'altro. Se non ci sentiamo sufficientemente robusti dal confermare, perché sennò facciamo diciamo un po' un pasticcio, non ha senso andare a creare cose di cui non siamo sicuri, non lo facciamo questo lavoro. È meglio trovarsi con prossimo set un gruppo, un potenziale elemento più robusto da creare. Ma questa è una funzione molto potente perché non poche volte si trovano elementi che
un singolo catalogo a porta, ma che non sono sufficienti. Io non creerei mai un Johann Vandenberg con due date di nascita così povere. La BNF purtroppo spesso usa, purtroppo, d'altronde se non hanno migliori dati usano questa notazione e quindi non è granché, salvo che non sia una persona, cioè un certo nome per qualche motivo, molta produzione, eccetera, eccetera, allora uno non costruisce un elemento se non ha qualche dato in più e sicuramente non basta il nome e cognome. Proviamo a cercare un altro, se siamo fortunati, in genere passare al prossimo set è molto veloce, e qui troviamo una certa Barbara Hill, eccetera, nata nel 38, dichiarata nata nel 38 da diverse persone. Il NUCAT dice che ha questo VIAF, anche in questo catalogo polacco lo dice, infatti tra loro i polacchi si scambia molto questo. Questa data del 68, del 38 è confermata qui e quindi a parità di nome molto probabilmente la stessa persona. Sotto il link del VIAF Selected abbiamo un numero che finisce in 187 che guarda caso coincide con questo qua e quindi mi fido anche di questo, no? Qui abbiamo anche Share Catalog che dice lo stesso VIAF e io credo che questo sia un elemento che possiamo creare senza troppi problemi e di cui vediamo l'effetto una volta che questo lavoro si è concluso. Sicuramente troveremo il VIAF l'ISNI, il numero LC, troveremo la data di nascita e probabilmente Mix & Match tramite il VIAF porterà altri identificatori esterni dentro l'elemento. Non so se, adesso lo vediamo, se porterà il genere, in questo caso femmina, non ci resterà altro che aggiungerlo noi, e così come potremo anche aggiungere altri dati di cui fossimo in possesso o che fossero elencati qui, per esempio se ci fosse SBN, SBN spesso mette la descrizione molto accuratamente e allora la possiamo includere almeno copiandola, incollandola nella descrizione italiana. Quando va un po' lento Wikidata, Mix & Match Wikidata, purtroppo questa operazione, come si vede, costa. Ma nel frattempo non dobbiamo uscire da questa pagina, la possiamo uscire nel senso di andare a fare altro, ma non chiuderla, perché sennò l'operazione non si conclude, avremo perso diciamo, il match che abbiamo fatto. No? Quindi volendo potremmo andare a aprire un'altra pagina, continuare a lavorare, fare altri match, eccetera. Non dico che sempre avrà successo la creazione, perché qualche volta non ce l'ha fatto proprio per qualche motivo di ingolfamento e quindi purtroppo la lasciamo lì e poi non la troviamo risolta. E non si riesce a tornare, lo dico per esperienza, non si riesce a tornare su Barbara Hill Rigney o come si chiami, nel potenziale elementi da creare. Invece, adesso, se mi permettete, lo aspettiamo, andiamo a fare altro, vi faccio vedere invece i nomi in altri cataloghi che mi sembra particolarmente ancora più potente perché stiamo sempre lavorando sul catalogo Mix & Match di nostro interesse, in questo caso di nuovo il BFS, autori della BFS, e in azioni andiamo a cercare questo che è addirittura in neretto, nomi in altri cataloghi. In questo caso ci vengono presentati gli unmatched entries con nomi che appaiono in altri cataloghi. E quindi, per esempio, addirittura, guardate, ecco, adesso l'ha creato, non bene, e la Barbara, poi torniamo a completarlo. Guardate il primo di BFS, ve lo ricordate? È un nome che appare in altri 19 cataloghi. Questo non ci deve trarre in inganno, perché essendo un nome semplice potrebbero essere, 19, essere presenti in 19 altri cataloghi, ma essere persone diverse. Quindi potremmo anche avventurarci nella
nell'analisi di questo abbinamento con 19 altri cataloghi, però non è facile che sia così, no? Io andrei su quei dati, per esempio questo Pietro Adamo del 59, storico italiano, perché BFS ci dà questo dato utile e metti che ci vada bene. Oppure Leopoldo Agnes, eccetera, no? Ma no, in questo caso non ci dà la data. Tentiamo questo e vediamo cosa significa sotto profilo pratico. Abbiamo questi 14 che sono in qualche modo in una situazione analoga a quella che abbiamo visto con i potenziali elementi da creare, solo che qui è assicurato che ci sia quello BFS, cioè quello di cui mi sto interessando, il catalogo di cui mi sto interessando perché è il mio, diciamo così, no? Ecco allora che questo storico lo trovo anche, per esempio, con 59 nella Chiesa Nazionale Spagnola, che so che è particolarmente curata rispetto alla storia della Chiesa in concreto. Allora questo qui, per uguaglianza di date e per ambiti, lo confermerei. Cercatelo, Ciccio, che del 59 anche lui, ed è abbinato, attenzione, però a Pietro Adamo Rimoldi, che questo non va bene, questo abbinamento, direi, è vero Camillo? È un abbinamento che sì, non farei, sì. Lo staccherei, perché 1869 non ha niente a che vedere. Esattamente. Allora, prima lo rimuovo e mi diventa così disponibile per fare invece il match e quindi contribuire alla creazione, se risulta che effettivamente non c'è, questo Pietro Adamo 1959, facciamo questo controllo qui sotto ed effettivamente non c'è un Pietro Adamo 59 tra questi, e quindi possiamo andare avanti. Pietro Adamo De Micheli 1440, associazione che il Risk Museum suggerimento che viene fatto, in questo caso non è quasi sicuramente, perché non è De Micheli, questo è quasi sicuramente la stessa persona. Possiamo andare ad aprire il museum, vedere che produzione ha. Abbiamo un record bibliografico che è Sex and Revolution, questo qui non è certo uno del 1400 quello che era, e quindi tolgo questa rimozione, guardo qui per esempio se ha quello stesso titolo, due record dentro la Chiesa Nazionale Spagnola, Modernità, l'America e la democrazia, non mi viene granché voglia di dire che è lo stesso, però perlomeno mi sto orientando nel suo campo di produzione, quindi potrebbe anche essere. Comunque sappiamo che è uno storico, quindi non è che stona quel titolo che abbiamo trovato nel Risk Museum. Al Santa Croce e Angelicum, San Tommaso, c'è un 59, Santa Croce non lo dice 59, San Tommaso invece c'è di nuovo l'associazione con Adamo De Micheli, la togliamo, andiamo a vedere se vogliamo anche San Tommaso cosa dice, o Angelicum che sia, e dice la rivoluzione protestante, quindi come si vede fa match con questo del Risk Museum. E se abbiamo qualche elemento che ci aiuta un po' di più continuiamo a togliere queste associazioni, perché questo non direi proprio, ce n'è un po' tante e evidentemente hanno sviato, ma questa è la vita, diciamo, di una persona con un nome simile a quello di un'altra. Questo qui 55, come vedete, non è detto che sia lo stesso 59, ma potrebbe anche essere un errore di data che si sta trasmettendo, e quindi anche se questo degli artisti è difficile che sia la stessa persona, un controllo non guasta. Io in questo caso non lo faccio per evitare di non allungare troppo i tempi. Invece mi ritrovo, vedete, molto interessante quello che dice SBN, di cui aspettiamo ardentemente più contributi dentro VIAF e Wikidata di conseguenza. Aiuta moltissimo a concludere questa, avendo la descrizione. Addirittura abbiamo
nato a San Martino, poi non si sa quale San Martino, in Italia ce ne sono moltissimi, ma non sia mai che aprendo questo l'identificatore 58 addirittura, no scusate, 58 è il hai fatto una sciocchezza, ho perso tutto il lavoro, non dovevo premere SBN perché non apre un'altra scheda, dovevo stare attento a aprire un'altra scheda. Allora, era questo che dovevo aprire per vedere il record di SBN. Studioso, eccetera, eccetera, come abbiamo visto, nato a San Martino nel 59, ma non ci dice quale San Martino sia, e quindi non so se lo potremmo sfruttare. Ma tra le fonti, eccetera, eccetera, abbiamo sicuramente molti elementi in più che potremmo sfruttare. Sì, sento una voce un po' lontana. Mi sentite? Un po' lontanuccio. Sì, scusate che ho dovuto mettere le cuffie. Comunque è nato sì, a San Martino Avellino. San Martino Avellino. Come fai a sapere? Ho trovato il suo curriculum. Ah, ecco, complimenti. Università di Torino. Esattamente, complimenti, perché questo è un modo per completare l'informazione con cui si può finire questo record, questo elemento Wikidata che ci accingiamo a creare, almeno con gli elementi che abbiamo a disposizione qui, e per brevità non sto a cercare. Poi lunedì lo cambio anche in SBN per la vostra gioia. Magnifico se lo puoi fare, grazie. Lo posso fare, io ho i superpoteri. Esattamente, benissimo. Allora avrai anche il potere di rispondere all'appello che dicevamo prima, stiamo lavorando per questo con diverse colleghe. Quella è una scelta politica, non è sì, una lo scelta so, tecnica. Lo so, lo so. Io ho i superpoteri. La rispettiamo in quanto tale. Però sappiamo che o anche noi la rispettiamo, però non ci possiamo fare. No, cioè, la possiamo criticare sotto un profilo, diciamo, strettamente di opinioni tra colleghi, no? Ma sappiamo che patrimonio c'è sotto, effettivamente. Allora, creo questo con 1, 2, 3, 4, 5 identificatori e vediamo che cosa succede. Se sto andando troppo in lungo, ditemelo, perché ovviamente, ma direi che con questo ci possiamo fermare e poi cominciare a fare e altre considerazioni e soprattutto un po' di pratica. Allora, anche questa operazione non sarà velocissima. E nel frattempo cosa andiamo a fare? Andiamo a controllare Barbara. Allora, Barbara è nata come elemento qui, sono state messe etichette in diverse lingue, forse anche in altre, eccolo qua addirittura. Non fate caso ai miei gadget che poi eventualmente un giorno spieghiamo. Mix and Match si sta ancora caricando grazie al fatto che magari stiamo sfondandolo, uccidendo la sua CPU. È nato come umano, ovviamente, come data di nascita 38 e un riferimento, anzi più, sì, un riferimento, no, sembrano più riferimenti, perché dice uno, perché ha messo più riferimenti di provenienza. È una cosa che fa e che non dovrebbe fare. No? Esattamente, non è una gran meraviglia. Noi a mano non l'avremmo fatto. Io quello lì lo rimuovo e lo rimetto io. Ok, allora ci pensi tu, diciamo. E qui sotto possiamo con il Quick Sets gadget aggiungere che è femmina, anche se non lo vediamo tra le dichiarazioni, qui ci conferma che l'ha fatto. Poi possiamo mettere che il suo prenome è Barbara, se vogliamo, il cognome anche. Possiamo mettere l'occupazione se sappiamo qual è e altri eventuali dati, luogo di nascita, eccetera, o tramite un gadget Quick Presets o altro. Anche le lingue, molto comodo, probabilmente sarà un inglese da mettere, se siamo sicuri appunto di tutto questo. Guardiamo gli identificativi che ha portato via FISMI, LCNF, questo qui non c'era tra quelli elencati, l'avrà portato dal VIAF stesso, come si può vedere, dal gadget, dov'è? Eccolo, DNB 172, eccolo qua, non si vede molto evidenziato dal colore, ma comunque lo stesso numero che compare qua, il BNF, il DREF, eccetera, tutto lavoro fatto automaticamente da Mix and Match. Non c'è che da ringraziarlo. E in più, tramite More Identifiers, altro gadget che se avete messo nel vostro common ve lo ritrovate, sicuramente possiamo dire che questi, e se ci fidiamo del VIAF
anche degli altri tre, e sicuramente anche di questo mi fiderei perché lo stesso numero LCNF, LNAF qua, e possono essere aggiunti a questo elemento premendo spuntandoli e premendo il bottone. Sta facendo una barca di lavoro questo gadget, grazie all'idea di Camillo, che io grazie a Dio sono riuscito a realizzare, e ci sta risparmiando, ci ha risparmiato tantissimo lavoro. Se ricarichiamo troveremo questi 5 identificatori in più aggiunti con loro riferimento. Per esempio abbiamo aggiunto questo qua, se non ricordo male, con il preciso riferimento che l'abbiamo preso al VIAF oggi, eccetera. Abbiamo ricaricato e quindi vediamo anche che è entrato il genere e si è aperto anche il mix and match relativo, in cui non sono elencati da nessun altro catalogo possibili match, perché ovviamente avevamo fatto un match con tutti gli elementi che c'erano a disposizione. A questo punto mi fermerei, però dobbiamo andare a vedere cosa è successo qui. Ha creato Pietro Adamo in quelle dove c'era la spunta. Dobbiamo trovare Pietro Adamo con questo identificatore, apriamo l'elemento che è diventato effettivamente Pietro Adamo con tutte le etichette in modo molto simile a quello che abbiamo visto prima, con le 5 che abbiamo scelto, a cui manca sicuramente il genere, probabilmente sono le stesse di J9U e di Rero, Israele e Svizzera, però anche qui con il muore di fare possiamo fare un controllo prima di dire ok e a fare partire l'aggiunta degli identificatori. E comunque, diciamo, siamo sempre nello stesso discorso di completare l'elemento meglio possibile, che in un certo senso fa parte, diciamo sì, del lavoro di mix and match, ma è diciamo, il lavoro, diciamo che è un argomento che in questo momento esula un pochino, altrimenti facciamo veramente notte, no? Ma è pur sempre interessante perché abbiamo costituito un elemento che è una descrizione di un nome che è molto più ricca di qualsiasi altra che si possa fare o che di cui si possa, in un catalogo normale, anche il nostro, non ha senso fare una cosa così ricca nel nostro catalogo e tantomeno ha senso sperarlo da un servizio come il VIAF, o perlomeno insomma il VIAF arriva un pochino a questo, ma credo che Wikidata possa andare e offrire molto di più perché ci sono gli identificatori che il VIAF non prende in considerazione, e cioè tutti quelli di biblioteche, chiamiamole periferiche, cioè non nazionali, di biografie, di enciclopedie e di quant'altro. Ok, allora mi fermerei per eventuali commenti, prove e qualsiasi altra cosa, e anche quello che mi dovessi essere dimenticato, anche se qualcosina c'ho ancora da parte, per esempio illustrare, se volete, come si fa a costruire un catalogo da inserire in mix and match, però diciamo in modo semplice, poche parole, tra l'altro c'è un video che è breve, per fortuna, che ho fatto io stesso, che è disponibile proprio per spiegare questa funzione. Ho finito di darvi fastidio. E quindi toglierei la condivisione e guardo visi, volti che volessero chiedere e dire cose o suggerirne altre. Chiara, conoscevi già Mix and Match? Sì, molto bene. Ah, bene, mi fa piacere. E quindi... No, lo conosco molto bene. Io lavoro alla Nazionale di Firenze. Sì, sì, sì. Quindi, insomma, lì c'è una lunga tradizione di... Ah, bene, bene, bene. Interessante. Lavori io con i dati e wiki, eccetera. E quindi... Però sono molto, in questo momento sono molto interessata perché io gestisco magazzini digitali. Sì. E quindi, diciamo, ho un po' questo pallino di
portare i dati di magazzini digitali in Wikidata, cioè nel senso che ovviamente andrebbero portati in SBN, però è più facile portarli in Wikidata in SBN. Ovviamente. Insomma, è più facile portarli attraverso Wikidata. Certo, sì, sì, è la nostra logica anche. Esatto. Speriamo che abbiano le gambe messi in Wikidata. Quindi, insomma, era un po' interessante, a parte che comunque è sempre interessante sentire senza raccontare dubbio queste cose in maniera sistematica, no? Piuttosto che solo apprendendole. Sì, si capisce, sì. E poi perché ero un po' che non lo guardavo, quindi appunto volevo sapere se era stato, come hai detto un po', sì, sì, state aggiunte delle funzionalità molto interessanti. Hai visto, infatti, questi degli elementi a gruppi notevole, veramente notevole. Quindi sì, sarai sì, anche esperta, o perlomeno avrai fatto tutta la tua esperienza su Quick Statements anche. Ottimo. Ovviamente. E quindi ti servirà moltissimo. Adesso ultimamente, negli ultimi giorni, ho un po' giochicchiato anche con Olaf, che è figlio di Mix & Match praticamente, però una cosa che infatti volevo chiederla, ma forse hai già risposto, perché giocando con Olaf mi sono resa conto che quando si fa il match tra gli elementi, in Wikidata viene effettivamente aggiunto l'elemento che fa cioè diciamo che rimanda al database di partenza che si sta matchando, ma non vengono inserite altre informazioni. Ah. Beh, d'altronde Mix & Match anche fa questo quando fa il conferma. Sì, no, infatti volevo chiedere questo. Non fa altro, che io sappia, il conferma non fa altro. Aggiunge nella proprietà relativa a quel catalogo l'identificatore in questione, o lo rimuove se tu rimuovi. E non penso che porti altre informazioni. È stato programmato per essere così. Esatto. Mentre la creazione, ovviamente, sì, porta tutta l'informazione che abbiamo visto, perché l'ha a disposizione. Non so se c'è la possibilità o ci sia la logica possibile, ci vorrebbe qualche API, penso, in modo tale che Mix & Match possa avere un accesso standard ai vari cataloghi e per portarsi su quello che potrebbe avere senso aggiungere all'elemento Wikidata, no? Ma nessuno ha mai parlato di API da fare nel tuo, chiamiamolo nel tuo catalogo, no? Da mettere a disposizione il tuo catalogo a favore di Mix & Match, per adesso. Potrebbe essere un'idea che Mix & Match pubblichi delle specifiche, però per ora non ho notizie in questo senso. In realtà qualcosa accade, cioè in realtà c'è il bot di Mix & Match che periodicamente per le date, se è stato fatto un match tra un elemento che non ha date e una entry di Mix & Match che ha delle date, poi il bot di Mix & Match passa e aggiunge le date. Queste l'unica cosa che accade, anche se in realtà dal mio punto di vista, appunto, se l'utente fa il match tra una cosa, tra un entry di Mix & Match che ha delle date e un elemento che non le ha, dovrebbe essere lui stesso ad aggiungere le date, però sì, comunque tipicamente, se non passa il punto di vista, però il fatto che Mix & Match non aggiunga dati tratti dalla entry che ha fatto, con cui è stato fatto il match, è una cosa voluta, perché Mix & Match potrebbe aggiungere dei dati. È una cosa voluta perché si pensa che comunque nel caso in cui un utente faccia degli errori, se poi aggiunge anche dei dati basati su quella entry, poi andare a togliere gli errori sarebbe più complesso. E quindi è una cosa voluta, soprattutto credo in quest'ottica, che in passato comunque sono avvenuti, specie quando il match iniziale era fatto in modo un po' peggiore, ci sono stati alcuni casini che non sono ancora in parte del tutto risolti, per cui è voluto il fatto che venga aggiunto solo l'identificativo. Chiarissimo. Sì. No, ma la prudenza nel caso della creazione di elementi deve essere alta, perché chiaramente Wikidata, che è un hub, come dico io, del linked data, distribuirebbe errori più che vantaggi, quindi è pericoloso che ci siano. D'altronde basta guardare gli errori che distribuisce il VIAF, no?
per esempio, bisogna stare attentissimi a quelle date che diventano 1950, tanto per dire, quando sono 19 punto punto, sono micidiali, no? Perché tradotte così perdono, non hanno più il qualificatore della precisione, no? Che invece avevano i due puntini che magari vengono tipicamente alla BNF, che sono tutt'altra cosa rispetto a 1950, sì. Chiaramente. La roba ce ne sono beccato tanto anche noi. Sì. Quindi è più diciamo, importante magari fare dei quick statement che dal proprio catalogo portano, aggiungono informazione dentro Wikidata, se si considera importante e utile riuscire e farlo, diciamo, perché sono molto, ovviamente li cureremo di più e siamo più sicuri, no? E comunque il bot che dicevi tu, anche se raccogliesse cose, non è un'operazione veloce, sicuramente ce n'ha di lavoro da fare, quindi non possiamo affidarci a quello per dire si è portato dentro le mie date, per dire, ci impiegherà una vita. Il bot non si basa sul catalogo direttamente, il bot si basa sempre sulle date che tu inserisci quando importi il catalogo di Mix & Match. Cioè non c'è mai una relazione tra quel bot, non ha mai una relazione col catalogo direttamente, quanto ha una relazione immediata con ciò che del catalogo c'è dentro Mix & Match. Cioè, bisognerebbe fare delle mappature molto raffinate perché funzionasse, no? Ah, tra l'altro, sì, per questo parlavo di una, diciamo, di un'API che sta dalla tua parte e che possa in modo robusto e sicuro, no? Fare un lavoro di quel tipo lì, altrimenti siamo nei guai. Ottimo. No, sì, me lo chiedevo perché un po' dispiace, no? Che uno fa sti match e poi si trova tutti questi item di Wikidata praticamente vuoti, con soltanto la proprietà dell'URL. Non hai torto. Cioè, ti immagini male. Sì, sì, spereresti di più dal match ottenuto, no? Senza dubbio, esattamente. Perché magari nel catalogo di partenza io tante informazioni ce le ho, però ma in generale, benissimo. Ad esempio, è vero che spesso ci sono molte informazioni, ma queste informazioni spesso, ad esempio, non sono presenti in modo strutturato, tipo tutte le belle descrizioni che da SVN, un cavolo di strutturato. E così anche tante altre cose, cioè uno dei pochissimi cataloghi che ha queste informazioni in forma strutturata è il GND, già BNF meno, già la Library of Congress meno, altri cataloghi niente, quindi di fatto queste informazioni uno le dovrebbe tipo estrarre in modi strani con intelligenza artificiale, perché appunto se queste informazioni non le strutturi come su Wikidata le strutturi, di fatto è l'umano che deve fare l'operazione intellettuale di andare a tirare fuori le informazioni dal testo e inserirle in Wikidata in forma strutturata. Di fatto appunto quando l'umano crea l'elemento è poi lui che lo deve riempire. Mix & Match serve appunto a metterci i tasselli e poi... Ma appunto la gran parte dei cataloghi o non ha informazioni da offrire o se ce le hanno le ha in una forma tale per cui queste informazioni possono essere inserite in forma automatica. Sì. Di fatto la parte del lavoro umano è sostanzialmente insostituibile ed è per questo che servono più persone che poi ci lavorano, non solo a fare i match ma anche a costruire degli elementi decenti. Sì, sì, ora io pensavo le cose su cui stavo giocando l'altro giorno sono tutte cose che vengono dal catalogo dell'ICCD che è stato strutturato, cioè che ha, anzi... Sì, quello infatti è un catalogo strutturato. Loro, no? Beh, hanno fatto addirittura, credo abbiano fatto una loro ontologia mettendo insieme una serie di altre ontologie, quindi cioè, teoricamente su cose così sarebbe possibile. Quello sì. Certo. Teorica, però mi rendo conto del ragionamento generale, cioè, lo condivido. Sono pochissimi cataloghi che possono permettere un import sensato. Senza dubbio. Chiara, scusa, questa, io sono rispetto a Olaf, l'ho solo sentito nominare, non so se chiederti un accenno, ma magari non interessa agli altri due, quindi... No, io ho un po' presente come funziona Olaf, Io no, però... E se mai sentiamo, sì. Potrebbe essere simpatico anche che se puoi un giorno ci fai una spiegazione... un pochino più robusta, ma farà un piccolo evento come oggi. Non so se... Ora, io non è che sia una grandissima esperta, nel senso, però ci sto un po' giochicchiando, nel senso che sto dando una mano, perché ci sono
dei subset sostanzialmente da ripulire, e uno è sui monumenti dell'Emilia Romagna, allora ho detto unisco l'utile al dilettevole. Certo. Però sostanzialmente funziona come mix and match, cioè non è tutto altro. Okay. E è chiaro che su monumenti come, cioè, che ne so, la Certosa di San Martino, che in Italia ce ne sono 37, ci vuole un po' di lavoro, ecco. Yeah. Però, tra l'altro, cioè, credo che proprio sia basato esattamente sulla tecnologia di mix and match, cioè è uno sviluppo che ha fatto Sinatta, se non ricordo male, sulla tecnologia Mix & Match, l'ha fatto per l'ICCD, credo, cioè l'ha sviluppato su commissione dell'ICCD, poi l'ha rilasciato ovviamente con licenza libera e quindi è riutilizzabile, però sostanzialmente è un Mix & Match personalizzato, un po' customizzato. Sì. Comunque se volete, insomma, prossimamente ve lo faccio vedere, non c'è problema. Grazie. Niente. No, io l'ho visto. È già molto. È carino, di certo, diciamo, come ho detto anche a una persona che mi aveva chiesto un parere, dal mio punto di vista non è chiarissima la scelta di fare un tool a parte, quando comunque su Mixamer ci sono anche ad esempio altri cataloghi che hanno beni culturali italiani. Comunque la forza di Mixamer è anche il fatto che ci sono tanti cataloghi che si possono confrontare tra loro in un unico luogo, quindi diciamo avere un catalogo su un sito a parte non mi era stata del tutto chiara proprio la motivazione alla base del fatto di creare un altro sito, appunto perché la forza di Mix & Match è essere unico e centrale, però poi il tool non perché era, non cioè era anche dei beni culturali come la sottoscritta, è per quello che sfugge la logica. Ecco. La logica è solo mettiamoci il nostro bollino, cioè dici? Non perfetto. Tant'è che tra l'altro, no, tra adesso scherzi a parte, che comunque sì. C'è un fondo di verità nella cosa che ti ho detto. Tra l'altro la cosa credo palesemente assurda di quella faccenda è che i dati non sono in CC0, tra l'altro. Cioè poi i dati del catalogo, i CCD, che sono stati ripuliti tramite OLAF, eccetera, non sono in CC0. Mi sembra che sia in CC BY. Tipico. Cioè, diciamo, questo ad esempio non... aumentando, cioè aggiungendo sostanzialmente una licenza che non ci avevano in origine, solo per il fatto di essere stati ripuliti, ci hanno aggiunto una licenza. Ma questo, guarda, sta da passare una generazione perché queste cose cambino, non c'è una... E questo ad esempio è anche un altro motivo probabilmente per cui i dati non vengono tirati fuori da Mix&Match, cioè al di là che il dato sia presente, ripulito, eccetera, è anche possibile che il dato del catalogo non sia, quindi alla fine o che il dato non c'è, o se c'è non è machine readable, o se è machine readable magari non è in CC0, uno dei pochi cataloghi che rispetta queste tre condizioni è il GND, da cui infatti degli import sono stati fatti, ma a parte quello, in generale, appunto, serve l'umano che vada a cercare le cose. Cioè, se alla fine, appunto, Mix & Match aiuta a creare, ma poi il lavoro di fatto è sempre l'umano che si mette lì e aggiunge informazione per informazione. Anche per quello che cerchiamo di formare. Ma questo è positivo per i bibliotecari, vuol dire che serve ancora qualcosa. Sì, esattamente. Va bene. Bene. Fantastico. Grazie, mi devo lasciare perché ho una call fra cinque. Anche io, d'altronde abbiamo fatto l'ora prevista più o meno. Sì. È stato molto simpatico questo incontro, non come il primo per quantità, ma non vuol dire, perché mi sono divertito molto. Grazie e complimenti a tutti.